Professore, ma quali conflitti di religione ci racconta in questo suo ultimo libro? È stato, diciamo così, quello che doveva essere un conflitto di natura politica tra partiti che avevano programmi diversi, si è trasformato di fatto in una guerra di religione imperniata su questo slogan forgiato da Papa Pacelli: per Cristo contro Cristo. Cioè, da un lato i cristiani, che avrebbero dovuto sostenere il partito della Democrazia Cristiana, e dall'altra parte gli anticristiani, i senza Dio, ovvero i socialcomunisti. Ecco, parliamo del 1948 in particolare. Parliamo soprattutto del 1948, perché nelle elezioni del 1946 esisteva ancora un governo del CLN che vedeva assieme socialisti, comunisti e democristiani. La situazione è precipitata nel 1947, quando De Gasperi ha espulso dalla maggioranza i socialcomunisti nel maggio del 1947 e ha dato vita poi ad un governo guidato da DC con la collaborazione di alcuni tecnici e di alcuni esponenti dei partiti di centro.